Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a vedere passo a passo come creare un quadro effetto mare con la resina epossidica. Le misure che dovrei tagliare sono 48 cm x 48 cm con un centimetro di spessore. Ragazzi, vi ricordo, per chi è nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione. Quindi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Siccome questa volta utilizzo una resina che è molto liquida, di solito per eseguire questi tipi di lavorazioni bisogna usare la Art Pro oppure la Art Pro Deluxe, che sono molto più dense come resine, quindi metto il nastro adesivo in modo da non perdere la resina subito una volta colata. Come resina sto utilizzando la Resin Pro, quindi se vuoi in descrizione ti lascio un codice sconto del 10%. E come vi dicevo prima, in teoria non sarebbe molto adatta per fare questo tipo di lavoro, ma io ci provo. Faccio 400 grammi totali di componente A e B. Poi la divido in 4 bicchieri per fare i 3 colori e il quarto con il bianco per fare le onde. Per sapere come fare il calcolo vi lascio un link qui in alto a destra. Un'altra parte di resina la lascio da parte per aggiungere la sabbia. Come colori sto utilizzando il turchese, il blu chiaro e il blu scuro. Thank you.
A few moments later. Dopo 24 ore ho rifatto altri 300 grammi di resina dividendola in altri 3 bicchieri e facendo solo un po' di blu scuro e un po' di bianco per fare le onde. E nell'altro bicchiere lascio la resina trasparente per aggiungerla vicino alla spiaggia. Ragazzi, se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciarmi un bel like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e se hai qualche domanda da farmi non esitare di scrivermi nei commenti. A presto e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!